666, Paul McCartney e Michael Jackson, questa è Radio DJ, 347-342-5220 per darci la conferma che voi ascoltatori siete in diretta. Noi siamo qui, se volete la conferma posso dirvi che domani sera c'è la festa di Radio DJ. Io ancora non so come si vestirà Alex, per esempio. Cioè, questo sarebbe lo stesso anche se fosse registrata cinque giorni fa, però insomma io speravo oggi di saperlo. Senti, ma io volevo chiedere una cosa. So di un farfallino, mi hanno detto. Io volevo chiederti, Ferolf, ma tu domani sera, cioè, ti presenti in una doppia veste, cioè arrivi come Ferolf e Tamperer con due abiti diversi, oppure sì, due abiti. Ah, fai due cose diverse. Sì. No, infatti due entrate, quindi come mangonestra, giustamente. Certo. Comunque Ferolf, ti dico una cosa in codice che però tu capirai senz'altro. Il vero fashion victim di questa radio domani sera c'ha tre cambi. Oh. E non si può sapere chi è. No, non sono io. Certo che non sei tu, perché però ti posso dire che mi è molto vicino da un punto di vista familiare. Sì, nel dubbio si porta due o tre cambi sulle sera, mani come al Festival di Sanremo, che bello. Bravo. Due messaggi molto carini. Due messaggi molto carini. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi, sono Giacomo, io ho 20 anni. Senti che bello questo messaggio, Giacomo e basta. Ho iniziato ad ascoltarvi quando ne avevo 13 ed ero in terza media. Mi addormentavo prima che iniziasse la puntata. Mi dovevo puntare la sveglia per ascoltare cordialmente la notte, di nascosto dai miei genitori che credevano stessi dormendo. Alle superiori, un po' più grande, durante una gita in Francia assieme ad altri due amici, sono scappato dall'albergo per andare in un internet caffè ad ascoltarvi. Adesso che sono a casa non devo più fare le peripezie per ascoltarvi, ma ciò non cambia la mia stima verso di voi, con immutata stima. Giacomo, orgogliosi di aver ascoltato Giacomo. Ma Giacomo, ti faccio una domanda alla quale tu non risponderai perché non sei in collegamento. Ma quando sei preoccupato e teso, le tue gambe ti fanno te stesso. Miei cari ragazzi, scrive invece Thomas. Gigioleggiando nel negozio per animali un po' di tempo fa, mi sono imbattuto nelle targhette per il cane. Ora, il mio cane, ringraziando la mia ragazza, si chiama Linus. Non me ne volere, per favore, figurati. E purtroppo la targhetta col nome Linus non c'è. In compenso c'è quella con scritto Pachi. Per sapere se il nome sulla targhetta è equivalente o meno. Vi ringrazio molto. A me sembra che vada bene. Sì. Perché puoi utilizzare Pachi, la targhetta, non è Pachi, come soprannome di Linus. Cioè, va benissimo. Benissimo. Guarda, se vuoi iniziare ulteriormente il tuo cane, c'è anche un pastone che gli puoi fornire. Questa è una ricetta fatta apposta per il tuo animale. Il riso basmati fatto apposta per il cane Pachi o Linus. Benvenuti, la ricetta che vi presento ora è un riso basmati con pollo e peperoni. Passo subito ad elencare gli ingredienti per 4 persone, che sono pollo e peperoni. E rischiamo quindi di mangiare un prodotto dal sapore sgradevole, quindi pochissimo, troppo. Dobbiamo fare molta attenzione alla tecnica, questo potremmo definirlo un riso pilaf. Come abbiamo detto, è un riso basmati, vedete qui ho un riso, questo riso. Questo è un bellissimo riso con pollo e peperoni, ma se noi ci mettiamo qui, lo giriamo per 10 minuti, il chicco lo roviniamo. Ma adesso partiamo così, questa è la prima operazione. Passo d'ora a spiegarvi la ricetta, l'esecuzione di questa ricetta. Quindi passiamo proprio all'esecuzione di questa tecnica. Come li preparo? Vediamo qui. La prima cosa, di solito si fa, posso metterlo così, possiamo anche fare questo lavoro, altrimenti potremmo metterlo anche così, metterla, quindi possiamo fare anche questo lavoro. Così, fatto questo lavoro, ancora ci possiamo anche fermare, tanto va benissimo lo stesso, non lo muoviamo più, certo se lo lasciamo così, ok, e andiamo a chiudere. Così il piatto deve essere una cottura veloce, quindi tende a rovinarsi. Così. 4 cucchiai. In tavola. Stai ascoltando
mandorla di DJ, che vuol dire che sotto sotto voi magari non ve ne accorgete neanche vi rendete conto, è un virus che vi assale, vi modifica, certo, la vita, è un in bene. Virus... Voi in questo momento state gigioleggiando. Sì, stiamo gigioleggiando. Magari parlate con vostra madre, guardate la televisione, ma lavorate, ma sotto... Sì. Il problema sai qual è? Che non si guarisce più. Niente. Però noi, Lino, abbiamo dato troppe cose per scontate, per ovvie. Cioè, quando abbiamo parlato della pace di via Massena, non abbiamo detto fra chi e chi. Fra Linus e Cecchetto, ragazzi. Non so che sembra impossibile. Ma tu, un momento storico. Un momento storico. E quindi Cecchetto verrà alla festa di... Ma certo, non so se vi rendete conto della portata di questo evento. Io lo attendo più o meno, diciamo, con la stessa emozione con cui attendo al Festival di Sanremo la prova di Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, ma soprattutto quando arriverà Nina Hagen. Lì una bomba. Io le metto sullo stesso piano la partecipazione di Cecchetto alla festa di Radio allora, DJ. Allora, visto che hai nominato il Festival di Sanremo, direi di spendere due parole su questa kermesse che è ormai alle porte. Yeah. Va ora in onda Festival di Sanremo 2012. Prime indiscrezioni sui partecipanti, il regolamento, il retroscena di una kermesse sempre più festival e meno festival, sempre più gara a canora e meno pugna di canzoni. Presenta l'erede di Mike Buongiorno, Linus. Grazie. Senti, devo dirti, adesso mi è venuto in mente in questo preciso istante una roba meravigliosa che ho visto ieri sera, perché stavo così, stavo gigioneggiando su YouTube, cercavo canzoni un po' Vianella, quella roba lì, e sono finito su Yesael cantata da Fossati, era la prima volta che appariva in tele, Fossati. Che aveva, se non sbaglio, un cardigan tipo gilema lungo fino alle ginocchia. Aveva quelle robe dai hippie. E Mike, che era il presentatore di quel festival, dice: di Prudente Fossato cantano Jezael, e si vede che Fossati gli dice qualcosa all'orecchio e Mike non fa una piega. Prego. Evidentemente gli ho detto: guarda che Fossati ed è Jezael. Prego. Ha suscitato sdegno la notizia che una serata del festival sarà dedicata ai cantanti e ai gruppi dei nomi equivoci. Sono attualmente in lizza i Marzotti, Franco Smegma, Marisa Pornografica, i Conati, Enzo Caga in Faccia, Anna Ano Oxa, Figabue, Ano Oxa, per adesso è Ano Celentano e Pompino Daniele. No, non piace, è ancora ufficiale. Mi piace Ano Ox. Per stroncare il triste fenomeno del bagarinaggio, il comune di Sanremo ha optato per la tolleranza zero. Chiunque cercherà di vendere i biglietti del festival a prezzo maggiorato verrà guardato malissimo da una squadra speciale di guardatori. I bagarini che si ostineranno comunque a bagarinare verranno condannati ad assistere all'esibizione di Pier Davide Carone. Il presidente dell'associazione bagarini ha replicato: compro biglietti. È un irriducibile. Bravo. Polemica big, si è scatenata sul web una rovente discussione per stabilire chi all'interno della categoria big sia più big fra Pier Davide Carone e Chiara Civello. È un bel mezzo. Comunque è dura. Gigi D'Alessio ha smentito di essersi fatto tatuare dei friarielli sulle natiche per essere più apprezzato dalle giurie popolari. Cosa sono i friarielli? Una verdura che si è saltata in padella, tipica napoletana. Un po' l'equivalente delle puntarelle romane, però una versione napoletana. L'Unione Consumatori ha messo in guardia la RAI e gli organizzatori. Esiste il serio pericolo che la presenza dei Marlene Kunz possa portare troppa allegria sul palco del teatro Ariston. La minaccia è reale, pare che una volta uno dei Marlene Kunz abbia addirittura sorriso, anche se non esistono documenti in riguardo. Non è ancora certa la partecipazione alla serata conclusiva dell'artista DJ Guardacoste featuring Comandante Schettino con il brano Torni a bordo cazzo. Torni a bordo cazzo. Non sta andando infine molto bene il merchandising del Festival di Sanremo 2012. Sono ancora basse le prenotazioni per la statua di lattice a grandezza naturale dei due big, Chiara Civello e Pier Davide Carone. Nel secondo ci manca in questo momento un supporto fonografico, come si diceva una volta. Nella prima qualcosa esiste, ve la facciamo anche sentire. Dai. Questa canzone si intitola If You Ever Think of Me, e cioè Se Pensi Mai a Me. Questa è Chiara Civello.